nostra, visto che siamo un po' pochini, una città come Milano, dove riusciamo a coprire con 150 uomini tutta Milano e la provincia, provincia vuol dire anche Monza Brianza. E poi il solito stipendio che è fermo dal 2009, ci danno forse 10 euro lordi d'aumento senza arretrati, quando soldi poi per la cultura sono stati trovati, ci vogliono, ma quel miliardo, se fosse girato alle forze dell'ordine, forse riusciremo a dare più garanzie alla popolazione. E quei 500 euro una tantum e 18 anni, che viva Dio, va benissimo, però se dobbiamo seguire delle priorità penso che oggi siano diverse. Ecco, posso chiedere, voi questa protesta la facevate già anni fa, sono anni cioè che i Vigili del Fuoco chiedono maggiori attenzioni, soprattutto da un punto di vista salariale. Siete amatissimi, eppure però alla fine siete quelli che vengono sempre lasciati per ultimi. Siamo amatissimi, ma siamo pochissimi, non abbiamo questo potere così forte di farci sentire, ci stiamo provando adesso, da lavoratori, per far capire alla gente che abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di supporto per poterci migliorare ancora di più. E questo al di là dello stipendio, cioè a noi che ci preme, lo facciamo quotidianamente, è fare bene il nostro lavoro. Però c'è anche da guardare il lato economico. Perché senza sindacati oggi? Perché sono i lavoratori che sono stanchi di questa situazione, perché probabilmente vogliamo dare anche un segnale a loro per riunire queste 6 sigle sindacali che lavorano singolarmente e non serve a nulla, l'abbiamo visto ormai in questi 6-7 anni. E vorremmo, insomma, riunire un po' tutto il gruppo del Corpo Nazionale per far capire che siamo utili, ma dobbiamo essere anche gestiti meglio.